Brasile che con questo tiro libero potrebbe portarsi a più 3. Così non è, ma rimbalzo brasiliano. Quasi perde palla l'Italia. Si avvicina a canestro Longobardi, incredibile. 70-69 per Italia. Un mondiale che in ogni categoria ci riserva veramente delle partite palpitanti, tese fino alla fine, con grandi equilibri, grande agonismo. Siamo a 70 pari, un minuto e mezzo dalla fine, lo vedete? L'Italia in attacco. Fallo, fallo fischiato a Steve Kearney, il giocatore di colore dell'Italia. Fallo in attacco. È un finale, signori, veramente entusiasmante, di questa finale tra Italia e Brasile della Over 40. L'età qui non si sente, si sentono solo muscoli, gambe, tanto tanto cuore. Brasile in lunetta che va a più uno sull'Italia. Chiama il time out l'Italia per riorganizzarsi e tentare di agguantare questo oro nel mezzo della torcida brasileira che si fa sentire a pieni polmoni. Un minuto dalla fine. Tiro di Donati sul ferro, prende il rimbalzo Longobardi che subisce fallo. Mancano 55 secondi, l'Italia sotto di 3. Il pubblico sta incitando la squadra brasiliana, ma l'Italia si avvicina con questo canestro. Mancano 15 secondi alla fine. Italia, tiro libero, segnato. E adesso sono a meno 2. Chiaramente subito il fallo italiano per portare il Brasile in lunetta, ma soprattutto fermare il tempo e sperare in qualche errore brasiliano e rilanciare un'ultima azione disperata di attacco italiano. Brasile in entrata che segna quando mancano 25 secondi alla fine. Italia che dovrebbe tentare il tiro da 3 subisce però il fallo, il numero 11 italiano. Segnato il primo tiro libero, mancano 9 secondi, Italia sotto di 2 ed ora sotto di un sol punto. Italia che a pochi secondi purtroppo commette un fallo e questo segnerà inevitabilmente, credo, la vittoria della squadra di casa in questa finale tesissima del campionato del mondo Over 40. Italia tenta il tiro della disperazione subendo un fallo. Gli animi si accendono. Grande contestazione italiana perché reclamano il tiro libero che spetta loro di diritto perché ha fischiato il fallo dei brasiliani prima della fine, prima dello squillo della sirena. E quindi Italia che merita ancora due tiri liberi. Dillo al tuo paese che sono dei ladri, hanno rubato la partita. Sì, confermiamo, l'Italia deve ancora tirare due tiri liberi. Ma partita che è terminata con il Brasile campione del mondo nella categoria Over 40. Grandioso.